barbecue a me non piace. Ma no, infatti tu non mangi. Ok, ah, sberla di amico. Siamo tutti qua per mangiare. Ogni tanto mi dimentico che questo è un canale rispettabile. Meno male che c'è la musica in sottofondo. Tu stai mettendo delle cose a caso che non hai mai sentito? Ma sei sicuro che stai facendo bene? No. Ragazzi, sono Mocio e dopo il primo fantasmagorico episodio con l'ospite... piace talmente tanto questa cosa del cucinare che siamo un secondo episodio. Cioè, si piace così tanto cucinare che sto già bevendo. Sì. Questo è Metal Chef! Mamma mia, bellissimo. E oggi ospiti, allora, da una parte, diciamo, il Ponzio Pilato, posso dire, troia, sì. Della scena italiana, ovvero coloro che o se ne lavano le mani o crocifiggono la scena italiana, e dall'altra parte uno dei massimi esponenti del metal italiano, ragazzi, in tutta la sua... bella massiccità Danny Metal. Comunque posso dire, siete tutti più ciccioli di me. Metal Chef secondo me è una svolta, perché dopo la prima puntata con la Sied, comunque, dove abbiamo messo un po' le armi in tavola, questa volta siamo ancora più convinti, perché in realtà abbiamo due pro oggi che si sfideranno, ragazzi, in una gara sempre di hamburger. Mi porteranno la loro versione, diciamo, metal, mezza metal di hamburger. Ho già sentito delle anticipazioni, sono abbastanza bagnatuccio, non sto tu. E ovviamente Fada non cucina. No, lui è il supporto logistico. Quale supporto? Io se è buono il suo dico che... E basta il pano carta? Ovviamente vi ricordo, ragazzi, se non lo fate, di seguire gli Arcade Boys, il nostro bravo... che bello che sei, Danny Metal, su tutti i loro canali, che vi linkiamo sotto qua nei commenti. Ma bando alle ciance, perché non ce ne frega un cazzo di voi. Tu non chiedi like, commento. A me non me ne frega un cazzo. Lasciate like, scongiuro. Chi parte? Facciamo un sorteggio. Ambarabacicicocò con la cosa della birra. No, chi si stacca prima vince. Non fate quei fenomeni che spaccano subito l'una. Partiamo, dai. 3, 2, 1. Panci, 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 sette, oh, no, die, un, due, tre. 17. Per scambio, quindi parte il nostro Danny. Andiamo in cucina? Let's go. Danny Metal ci presenta il suo... Lamb of God. Siamo in cucina con il nostro Danny. Eccoci qua. E facciamo il... il Lamb of God. Devastante. Cioè, prende punti, te lo dico, Marlo. Io te lo dico. Non ho ancora sentito il tuo nome. Io adoro l'agnello, quindi... già stai andando. Onestà, onestà intellettuale. No, onestà intellettuale. Oggi l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E questo Lamb of God innanzitutto ha bisogno di una birretta da sorseggiare mentre si fa. Sì, giusto. Se posso permettermi una bella chitarra per spiaccicare l'hamburger. Certo. Abbiamo macinato di agnello, che in realtà viene da una costata. Da costoletta. Costoletta, sì. Tagliata a coltello e smaciata. Smaciullata. Smaciullata. Abbiamo del mango. Prova la fumicata. Cipolla, in, come diceva Aristotele, cipolla, cheddar e il bun per fare l'hamburger. Molto, molto easy, eh? Mi piace però questo mango che è lì un po'... mango. Andremo a fare una salsina croccante, però liquida. Liquida. Iniziare col taglio della cipollona. Riesci a batterlo, Barlo? Io ho bisogno di un nuovo socio, se lo batto. No, sei lento come i pagamenti della SIAE, però va bene. Yeah, la SIAE! Allora, vediamo se ce la facciamo fare. Bravo! Non male. Deve essere la retina. C'è dell'unto che va nel panino, ragazzi. Barbieri dice: nel piatto ci deve essere il tuo io. C'è il retrogusto di Wacken. Questo cazzo. Il burro, scientificamente provato, che pulisce le arterie, sì, e le olie per bene. Facciamo questa sburrata. Tagliamo una dose generosina per imburrare tu la piastra e... olè! Olè! Tripla! Un po' di cipollina qua. E andrei al taglio del mango. Il cuore pulsante di questa ricetta. Prima non è tecnico, non pulendo la lama, il mango adesso sta di cipolla. Che va anche bene. Che va benissimo, credetemi. Sa, se vuoi ti aiuto, intervengo. Io voglio l'aiuto dopo, Iniziamo a cheddarare. Praticamente questo l'ho visto fare dalla mia mammina, che fa questa salsa che mischia il formaggio. E il mango? E il mango, e viene una roba strabuona. Hai sbagliato? No. Hai lasciato la plastica. E poi... dobbiamo, esatto, vai dentro, cattivo.
Vuoi fare un assaggio in anteprima? Vai, vai, sono curioso. Ha spalancato l'occhio, mi piace. Secondo me questa roba potrebbe mettermi occhio, in difficoltà. Occhio, c'è una lama. Sa di gelato. No, punto, ragazzi. Sa di cheesecake. Sa, sì, sa di quella roba lì. Oddio, oddio, è buonissima. Buonissima. Se la sgrassi leggermente. Io so cosa ci andrebbe, ma non te lo dirò mai. Anch'io. Adesso io. Mostrami la via. Allora, qui. Questi saranno 300 grammi. Mettiamolo tutto, va. Dov'è il burro? Ecco. Perdono, sono andato. Va bene, va bene, va bene. No, hai sbagliato il sale. Tranquillo, tranquillo. Mi spiace. Va bene. Ci sono. Trick questo, Darei una salatina anche di qua. Però sto giro faccio così perché prima era partito. Prima hai sbagliato, vero? Per fortuna no, perché è tanto. Senti, poi non rompere il cazzo, non lo so. Non è che poi. Il suono. Sono dell'amore questo. Dell'amore. Bravo Teddy, che mi sta piacendo tecnicamente perché sta facendo cuocere i lati della hamburger essendo molto alto. Per arrivare a un grado di cottura perfetto. Bravo. Tecnica, tecnica, tecnica. Sfoglio, sfoglio. In campo la provola. Aia. Doppia. Però bella la scamorza affumicata sull'agnello. Mi ispira. Ma stiamo mettendo la salsa al. La base, quindi sì, sul allora. Mango costruiamo il nostro impero. Sei stato parco. L'ordine fa il senso del. Bravo, mi piace. Comunque la gente si impegna, vedo, quando viene a mangiare. Io e a cucinare. Era qua, un pezzo che non mi impegnavo così tanto a fare un panino. Siamo partiti e poi invece c'è competizione. Cipollina burrata proprio. Mamma mia, che bella la scamorzetta. Occhio, guarda. Con la sua parte sempre. Bravissimo. Ragazzi, Danny Metal. Lamb of God. Wow. Andiamo ad assaggiarlo. God, ragazzi, devo dire che è una bomba a mano. Mm. È veramente bello. Mi piace tantissimo lo spessore dell'hamburger. Se state belli, ignoranti. Vedo però in questo spessore dell'hamburger due criticità che sono forse le più gravi. Oh, yeah. Che possono essere la cottura della carne. E l'altra criticità che vedo è il condimento della carne. Perché un hamburger così alto in realtà necessita di molto condimento. Secondo me sei stato un po', te l'ho detto, parco. Se posso. Raw, molto raw. C'è un ingrediente segreto che non vi ho detto. Il mio sudore che colava. Ah, che colava. Andiamo alla sera. Molto agnello. Raga, c'è da mango, è una bomba. Sì. Ce ne volevo. Mi funziona. Un po' di più. No, un po' di più. Un po' più mango dentro. Ok. E forse quella spruzzatina di lime che parlavamo che dava un attimo. Un po' di booster. Il gusto di crudo. A fine del panino un po' fa storcere il naso, ma è buono, eh? Perché l'agnello è bello potente. Allora, per me leggermente crudo, leggermente insipido l'agnello. Perché la salsa, in realtà, il cheddar è bello, magari se ci stava, è bello condito, è anche bello tondo, dolce, però ci stava condirlo anche solo sopra, perché se tu fai una bella crosta bella saporita, quando mordi hai lo strato saporito e poi entri in uno strato che sa molto di agnello, che ci stava. Qua siamo rimasti un po' a metà e la cipolla era poca. Cazzo, è vero, la cipolla era la cipolla. C'era la cipolla tritata così si perde. Però cruda avrebbe un po' rovinato. Ci stava fatta al burro, però andava fatta magari più grossolana e di più, perché ci sarebbe stata quella anche pungentezza che magari mancava al cheddar. Manca un po' la parte acidula. Esatto, qualcosa di pungente. E la parte croccante che tu dicevi verde. Però hamburger d'agnello molto bene. Molto bene. E quella salsa cheddar mango, raga, convincerebbe al nome prima di tutto, perché Lamb of God è un nome da sempre per un hamburger. E anche leggendo gli ingredienti, sì, lo prenderei. Lo comprerei. E comunque subito le dita ve le state leccando. Sì, sì. Vediamo il voto e adesso, raga, abbiamo detto solo le cose no. Tutto il resto sì. Vediamo i nostri arcade boys. Saranno clementi. Voto da 1 a 10. Wow, 6,5. 6,5. Puoi fare 6,6. 6,6. Grazie. Allora, contando l'ambiziosità della roba, non meritava di più. Se era fatto giusto, era un 8 pieno. Però siccome sei un incapace, rovini tutto quello che tu. Io tiro un 7 meno meno. Grazie. Vabbè, facciamo tra 6 e 7, la somma è 6,6. Dai, mi piace. 6,666 per il buon Danny. Però posso dire perché il mio 6, che sono un voto basso. Perché cazzo mancava il sale e la parte cruda alla fine era un po' troppo. Sono d'accordo con te. A chiacchierare si fa presto. Ora è il tempo di andare a far andare le mani, come si dice qui dalla mia parte. Tocca al buon Barlo perché fa. E a proposito di far andare le mani, come si chiama il mio panino? Non so. Final Fight. Allora, sembra di essere, non so, in una cucina vera. Perché mille ingredienti, cosa ci farà a Barlo? Un panino. Il Final Fight. Allora, io inizierei dalla salsa, perché nel frattempo, bravo, che poi faccio il resto, la salsa concede tra sé e sé i suoi sapori. Ma non dico abbondo, ma neanche scarsini. Ma
Che base salsa rosa che non ho fatto io. Io l'ho fatta la salsa, eh. Pepe. Sì. Bocca. Bravo. Tanto per. Un po' di abanero, perché io voglio una... Spacca tanto questa? No, però il nome si chiama Dr. Esburn. Che dottor Esburn, uno di quei dottori di una volta, bravi. Quindi adesso abbiamo una salsa rosa aromatizzata, quindi altro aroma di aglio e sempre con un goccino di piccante. Io non so quanto picchiano. Fammi capire una cosa, tu stai mettendo delle cose a caso che non hai mai sentito? Sì, ma è così che nascono i cocktail. Abbiamo fallito, ragazzi, ma cosa ci facciamo? Questa invece che è il coccodrillo della morte, questa è quella che darà la spinta veramente piccante. Ma guarda che c'è scritto sopra di cosa sa la roba. Se vuoi, sai cosa ci metto dentro anche adesso? Il rub per il pollo del dottor Pepper. Esatto, dottor Pepper. Perché? Perché è il mio hamburger, sarà un chicken burger in realtà. E quindi va a riprendere. Questo è buono perché c'è anche dentro i gamberi secchi, che sono quelli, sai, il mangime dei pesci degli acquari. Allora, io direi che per due panini può bastare. Passiamo dall'altro lato. Io quando cucinavo per i miei amici, poi consumavo insieme a loro. Ti dai una pinzetta o devo girare con gli uncini della morte? Wow! Perfetto. Io prima faccio il bacon e poi farò il resto. Bravo. Però abbiamo sbucciato la cipolla per motivi televisivi di tempo. Un peperoncino che non è un abanero, ma lo metteremo dopo a crudo insieme all'erba cipollina. Non tanto quanto guarnizione, quanto un richiamo di fresh, healthy, l'infanzia qua. Un richiamo fastidioso dell'infanzia. Allora, mi hai detto che volevi uno sciottino. Sì, grazie. Hashtag costoso, presente? Sì. Senti lo sherry. Ma io non ci... Faccio prima il pollo perché sennò lo mangiamo dopo domani. Però abbiamo anche l'uovo, ma chi se ne fotte. Questa cosa che hai fatto è molto giusta, perché quando si va a rabbare il pollo è molto più facile condirlo rabbando l'uovo che rabbando la, diciamo, la, il pan grattato, perché rimane molto più attaccato al pollo. Io nel dubbio ho rabbato entrambe. Birra, uova, latte e spezie della morte. Si dice sempre il nostro pollo, andiamo a fare... No, è mio, me lo mangeremo. Sembra quando dovevi fumare in una canna, erano in sei di fianco. No, secondo me questa è la parte più difficile. Mi sembra decente. Mi piace anche il colore, bello rabbato, bello speziato. Magari un po' di burro lo mettiamo. Qua abbiamo l'aceto di mele e il nostro vino. Con la caramellata non ci devi mettere il sale perché deve essere dolce. Invece no, sei stronzo. Ci devi mettere il sale anche perché se glielo metti lei cede l'acquetta. Acquetta. Mentre che guardala, calo da qui un po' forte, Benvenuti all'osteria da Barlo. Posso dire bella perché gli zuccheri che ci sono nel rub, le speziette, hanno fatto il loro dovere. No, sul il loro dovere lo faranno adesso. Bravo. Preparo il panino adesso. Proprio fisicamente è la parte forse più difficile. Tagliare il pane è una parte fondamentale. A me la focaccia. Vede, avete già proprio l'ingresso, capito? Ah. Tu basta, stai fermo e giri il pane in modo che riesci a controllare la traiettoria. Coltello faltaglio. Coltello faltaglio, ma sta fermo il coltello, è il pane che gira. Mannaggia cazzo. Naturale, senza spianata. Eh sì, perché è focaccia questa, eh? Vabbè, Sì, così. Due, tre. Aiutiamo la sottiletta a squagliare. Io direi di mettere del brutalmente così. Una botta di bacon. Con le mani, così, basta che non lo fate con il culo come la presentate di lista. Esatto. E poi un po' di freshness, quindi peperone crudo e l'erba cipollina. Questa è la mossa finale per Fada che... L'erba cipollina che voleva il verde, Fada. Sì, mi piace un botto il verde. Ragazzi, il final fight, secondo me... Assaggiamo. Andiamo a assaggiare. Mi spiace. Se posso partire dalle criticità, la prima è il pane non scaldato. La focaccia è già onta e fragrante di suo e serve a assorbire la sugna. Non lo so, non sono d'accordo. Seconda criticità che vedo, che potrebbe esserci, è l'eccesso di spezie. Che abbiamo mondato nella salsa, nella panatura. Prima... Ma che bello, dai. Devo dire che... il la stratificazione è una roccia del quaternario. Sì, sembra esatto, è vero. È bello perché c'è questo profumo di peperone fresco che fresco, mi piace tantissimo. Perché cotto magari sarebbe andato un po' troppo sull'indigesto. Mi piace. L'erba cipollina a crudo. Cazzo, alla fine arriva anche il piccantino. Io ho dei pro e dei contro. Beh, anch'io. Il pollo è ok, non l'avevo appiattito. No.
No, mi sarebbe piaciuto bene l'idea di chicken sandwich un po' più... È vero? Masticoso. Non sapendo, io non friggendo mai deep fried, ho detto non voglio farlo crudo. Però è vero, più ci alto... Sta, vero? Sì. Ci stava un è po' vero, di... È vero. Guarda, secondo me, in realtà, il discorso delle spezie è la cosa che mi piace di più del sì, film. È vero. Mi viene a mancare totalmente la cotoletta. Wow. Sì, per quel non la sento lì. Più. È vero. Wow. È vero. Cipolle campo. Su con Mochef avrei scalato anche il pane. Hai tirato fuori anche un po' di sapore in più alla focaccia. Bello, peccato per il pollo. Forse leggendo gli ingredienti avrei detto sì, vabbè, molto più buono l'assaggio che all'idea di doverlo mangiare. All'inizio lo sentivo forte, invece con tutto quanto viene smorzato ed è molto buono. Secondo me è un po' violento quando dai il morso. Ma quando dai il morso, quanta salsa che ti arriva in bocca. Poi arriva il pollo, la cipolla, le cose si perde un attimo. Scoppio ritardato. E posso dire, le cipolle sono la cosa migliore di questo panino. Hai svoltato la salsa rosa, di solito è una merda. Comunque, voto al Final Fight. Io ti do, o vi do. Ha avuto lo sport morale. Io un bel 7 pieno. Il pane va bene così, ma se fosse un pochino più alto il pollo. Doppia cotoletta ci poteva stare. Doppia cotoletta può essere. Se le fai fini ne metti due. Era un panino tranquillamente da 8. Sono abbastanza d'accordo. Bravo, anche perché è il mio momento di dare i voti. Facciamo un recapino. Prima scendere in campo il Lamb of God, ragazzi. Panino, un hamburger a base di agnello. Scelta interessante. Peccato per la cottura, perché è rimasto un po' indietro, era molto alto, andava fatto cuocere un po' meglio. E la speziatura, mancava un po' di sale. Però, grande plus, la salsa mango cheddar mai provata nella mia vita. Era una bomba, raga. Aveva proprio quella cremosità del formaggio con un twist dolce che mi stavo preoccupando quando andava fuori. Sì, sì, perché poteva essere game changer della situazione. Dall'altra parte è arrivato il Final Fight, in realtà, con la sua cotoletta di pollo super speziata, buonissima, questa salsa rosa modificata che mi ha veramente emozionato. Peccato per la poco spessore del pollo, che mi ha fatto un po' mancare quella carnosità tipico del chicken sandwich che piace a me. Con la sovraccoscia di pollo sarebbe stato perfetto. Invece mi è piaciuto molto l'utilizzo delle spezie, la freschezza delle erbette e le cipolle caramellate, veramente molto buone. Avrei forse anche qui piastrato leggermente la focaccia per aggiungere un crunch diverso al pane. Quindi pro e contro a Danny un 6. Perché è troppo grave l'errore di non aver salato bene l'hamburger e della cottura. Siamo raw nell'anima. Grandissimo panino con una salsa unica mai vista, pazzesca, sì. Amico mio, sì. Veramente complimenti, perché tra l'altro era un esperimento, direi meritato. Passiamo al Final Fight, che si becca un 7. Si becca un 7 perché sarebbe stato veramente un panino ottimo con quei due accorgimenti in più, ma c'erano delle cose che erano clamorose. Questa salsa rosa pazzesca, le cipolle benissimo, in generale l'idea di panino si vede che era studiata dal questo buon Barlo. È un panino che mi prepara da esatto, anni. Si vede che allora c'erano degli accorgimenti. L'altra volta ho fatto io direi che qui sotto dovete scriverci, ragazzi, qual è il vostro panino preferito. Diteci se siete team Arcade Boys o team Danny Metal qui sotto nei commenti. Votate. Potete mettere un like per la troupe che non ha mangiato. Esatto, ragazzi, lasciate un like. Io, come al solito, vi ridico di andare a seguire, ragazzi, sui loro social. Ve li lascio qui sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ci vediamo alla prossima sfida. Non so ancora con qui. Ma poi i migliori fanno la finale. Potrebbe essere. Sia! Sì!